Non è buona la scuola di Renzi, lo hanno detto a gran voce tutti gli studenti, gli insegnanti, il personale scolastico e pure i genitori che anche a Trieste, come in tante città d'Italia, hanno sfilato in corteo da Piazza Goldoni per le vie del centro per dire no al disegno di legge del governo che riforma la scuola. La gerarchizzazione della scuola, la creazione di una super preside che disciplina la scuola, che deve essere invece un luogo di cooperazione e di solidarietà. Secondo luogo, uno scomposto intervento dei privati dentro la scuola, scomposto. Piangono la prematura dipartita della tanto amata scuola pubblica, originale la protesta di alcune scuole superiori tra cui Petrarca, Carducci, Dante, Oberdan, che hanno inscenato un vero e proprio funerale. Ecco la facciata della succursale del Petrarca di Largo Sonnino, riempita di fiori e con cartelli dai messaggi inequivocabili. E poi il feretro portato in corteo. Per dire stop alla buona scuola, per dire che la nostra scuola è una scuola democratica, è una scuola gratuita in cui tutti gli studenti hanno accesso, devono avere accesso all'istruzione, e di questo il governo non vuole parlare. Preferisce parlare di una scuola che appunto va a verticizzare il potere nelle mani dei presidi per quanto riguarda le assunzioni, eccetera, eccetera. CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda, COBAS per la prima volta dopo 7 anni hanno indetto uno sciopero e cortei unitari. Ai sindacati si sono uniti il coordinamento studenti sia delle superiori che degli universitari e le sigle del personale ATA. Con i lavoratori della scuola sono scesi in piazza delegazioni della FIOM CGIL e il CODACONS. Uno dei nodi principali dal punto di vista di chi nella scuola lavora rimane quello delle assunzioni dei precari. Tutto il personale della scuola, che la scuola la vive, vuole trasformarla, vuole migliorarla, ma non vuole assolutamente che venga stravolta da questa proposta del governo. Assolutamente inaccettabile in tutti i suoi punti, anche su quello che parla di un'assunzione di 100.000 precari, ma sono numeri ballerini che non sono stati confermati, quindi non ci crediamo.